Buongiorno a tutti, siamo il team The Missing Mechanism, siamo la squadra delle 500 passi di Sant'Antonio di Susa in provincia di Torino. Abbiamo deciso di portare in scena un racconto sulla storia delle esplorazioni dell'uomo che grazie alla sua innata curiosità, sete di conoscenza, nonché al progresso scientifico e tecnologico, ha potuto compiere un viaggio meraviglioso partendo dalle prime migrazioni sulle terre emerse, per poi passare alle scoperte di nuovi continenti fino all'esplorazione dello spazio, ultima e affascinante frontiera del viaggio della nostra specie. Per la realizzazione del nostro spettacolo abbiamo lavorato circa 4 mesi, progettando, programmando e costruendo scenografie, robot e personaggi. Ci siamo suddivise tutti i compiti e siamo state responsabili della realizzazione delle parti specifiche dello spettacolo. Nella nostra performance, sulle note del celeberrimo tema del film 2001 Odissea nello spazio, suonato anche da uno dei nostri robot realizzato con i vitrei e attivato da un senso di colore, rappresentiamo la meraviglia che l'uomo ha sempre provato nei confronti del firmamento. Grazie all'accensione di una nota costellazione, realizzata con lampadine LED collegate con una scheda Arduino 1 e azionate da un fotoresistore. Una caravella realizzata con Lego Spike accenderà un sensore di colore, un sensore di pressione e sollevamento di un piccolo razzo costruito con Lego vitrei a rappresentare simbolicamente l'evoluzione delle esplorazioni umane dalla Terra verso lo spazio. Dal portellone del razzo azionato tramite Lego vitrei e un sensore di colore uscirà un rover realizzato con i vitrei e attivato da un sensore di ostacolo che partirà all'esplorazione di nuovi mondi grazie a un seguilineo e nel cui passaggio attiverà la rotazione di 2 pianeti montati su altrettanti M-Bot. Il rover terminerà la sua esplorazione incontrando un piccolo alieno e, attivando, mediante un sensore di ostacolo, una mano robotica costruita interamente da noi, che pianterà una bandiera di pace su questo nuovo mondo. Perché noi ragazzi ci auguriamo che la scoperta degli ignoti e della diversità, grazie al progresso scientifico, non sia fonte di contrasti e guerre, ma possa essere motivo di unione e fratellanza tra tutti i popoli, per poter gioire tutti insieme dei nuovi traguardi che come umanità raggiungeremo nel futuro. L'uomo, rappresentato dal rover, seguirà grazie a un sensore di colore l'alieno, che rappresenta l'ignoto, per la chiusura dello spettacolo. Ci teniamo a ringraziare i nostri compagni che hanno preso parte al laboratorio di robotica e ci hanno aiutato nella realizzazione dello spettacolo e che sono qui oggi a fare il tifo per noi. Sperando che lo spettacolo sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. Siamo tutti fatti della stessa materia, tutta materia che è stata costruita dentro le stelle, quindi siamo un prodotto dell'universo. Bene.